Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora oggi andiamo a parlare di celle 18650 e facciamo un discorso, diciamo, che implica molta attenzione. È meglio utilizzare celle originali, metti Samsung, metti Panasonic, metti Sanyo, o celle non brandizzate? E allora, con questo discorso, ragazzi, ti posso dire che oggi tantissimi nuovi produttori stanno venendo al largo, stanno nascendo tantissime nuovi modelli, nuovi brand. È vero che esistono tanti prodotti falsi, tanti prodotti che ti scrivono 2000 ma sono 1000, ti scrivono 4000 e poi forse sono 1000. Ma è anche vero, attenzione a quello che ti sto dicendo, stanno nascendo dei nuovi brand per quanto riguarda le celle che si stanno, diciamo, facendo conoscere e stanno prendendo davvero posizioni ottime per noi appassionati di fai da te. Perché? Perché ti forniscono, ti producono, ti vendono celle 18650, ma anche altre dimensioni, per loro conta poco, ecco, perché alla fine cambiano il contenitore, lo riempiono di più o di meno, aumentano i milliampereora e fanno un'altra variante, ecco. E però, ragazzi, vendono a un prezzo più economico, a un prezzo competitivo. Ora non ti sto dicendo che queste alternative sono meglio delle celle originali, non te lo dico, perché le celle originali hanno anni sulle spalle, sanno quello che fanno, però ragazzi, attenzione, provatele. Sotto vi lascio i link di alcune di queste celle, acquistane qualcuna. Provala, testala con un tester di capacità e vedrai già da lì come si comporta la cella, se il valore è reale, cioè se ti indicano 3.500, se nella realtà è 3.500, se è 3.400, idem. Controlla anche le correnti di scarica, provale, costruisci un pacco batterie, vedi quanto dura. Cioè l'unico modo oggi per andare a realmente inquadrare un brand è solo quello di provarlo realmente nel pratico. Io in questi anni ho provato tantissimi brand, ragazzi. Alcuni mi hanno deluso e deluso, ma non così. Mi promettevano chissà che cosa, ci ho investito anche un qualcosa con alcuni che poi alla fine ho avuto problemi e non lo nascondo. Cioè, poteva capitare che in un lotto di 100 celle due già all'arrivo erano 0 volt e già, ok, uno dice vabbè, sono poche, ciao. Ma quando poi nel corso dei mesi a venire tu capitava che ne usavi qualcuno e se ne rompeva qualche altra, il pacco batteria andava in tilt e la causa era la cella, e no, e lì ti girano i maroni. Per questo io ti sto dicendo, sotto prova queste che ti linko, non andare subito ad acquistarne un milione. Perché qualche giorno fa ho postato sul gruppo Telegram delle celle 18650, due brand, e ragazzi, vi sono piaciute. Avete acquistato circa 30 ordini in 3 giorni. C'è chi ne ha prese una, c'è chi ne ha prese 10. C'è stato, ragazzi, che ha speso 190 dollari di celle. Ecco, allora, se volete fatelo, perché alla fine, vi ripeto, sono prodotti che ha già un paio di mesi che sono in circolazione e tante persone già hanno testato, hanno provato. Se volete fare, fatelo, attenzione, anche perché i prezzi sono molto più bassi di prima. Oggi queste celle sono molto più competitive, è normale, di quelle originali. Perciò io vi consiglio di testarle, provarle. Se volete, acquistatene un paio, acquistatene una ventina, una trentina, una quarantina. Andate a farvi il vostro pacco batterie e solo lì poi potrete dire: sono buone, diverranno il mio prodotto di punta. Né più e né meno. Perché, ragazzi, acquistare celle originali, metti come questa che è una Samsung o Panasonic, non è così semplice. Perché? Ti dico perché.
Numero uno, le grandi aziende rivenditori vogliono degli ordini minimi, parliamo anche di 20.000-30.000 pezzi, cioè chi di voi può andare a ordinare 20.000 pezzi? Ma io credo neanche 1.000 pezzi, perché chi lo fa per passatempo, queste quantità non ci stanno. È vero che ci sono siti alternativi a Amazon, ad AliExpress e a Banggood, che diciamo siti privati, che vendono queste celle. Però ragazzi, se tanto mi dà tanto, mi costa 6 euro e lì una cinese. Però ragazzi, cinese non vuol dire sempre scadente, attenzione. Cinese molte volte può anche voler dire qualità e io ne sono. Certo, perché l'ho provato con le mie mani. Io ho testato nella mia vita centinaia di migliaia di prodotti di qualsiasi categoria, partendo dai LED, finire anche dalle batterie, dalle BMS, dagli alimentatori, dai gruppi luce, a qualsiasi cosa, ragazzi. E vi posso dire nella realtà che esiste cinese scarso, cinese medio e cinese top quality. I prodotti che tu indichi top quality al 99,99% sono stati fatti in Cina, in aziende cinesi, dai cinesi. Tante volte gli cambiano le etichette, gli mettono Made in Italy, Germany. L'ultima, non so se lo sai, si dice, ma ho anche visto qualcosa nel concreto, la Parkside, tanto nominata Parkside tedesca. Tedesca che cosa? Sono cinesi, ragazzi, li fanno in Cina. Si sono visti online tantissimi video di reparti di produzione che andavano ad assemblare i vari elettroutensili. Cioè, io ne ho anche tempo fa acquistato una smerigliatrice. Ragazzi, dopo un paio di giorni quella cosa si è fusa. L'ho smontata, non puoi capire cosa c'era là dentro. Un assemblaggio fatto proprio a schifo. L'ho dovuto smontare, riparare e poi mi è ripartita. Ma una cosa pazzesca. E non è possibile però tutto questo. Perciò occhio a quello che acquistate. Iscriviti al gruppo Telegram, trovi il link in descrizione. Vai a controllare anche il sito se vuoi. Trovi tutte le informazioni sui fascicoli, che sono questi fascicoli tecnici su Amazon, spedizione immediata con Amazon Prime, gratuita. E qui troverai tutte le informazioni, le istruzioni per andare a fare un pacco batterie. Troverai anche queste che sono le liste delle celle commerciali. Sono molto, ma molto utili. E poi il corso, se sei interessato alle celle litio 18650 o altro 21700 26650, non dimenticare il corso. Se vuoi approfittare e fare, diciamo, di questo passatempo un lavoro, o vuoi per te, per tuo bagaglio personale, studiare questa tecnologia, ti invito a dare un'occhiata al corso Battery Maker e lo trovi sempre sul sito. Ciao ragazzi, al prossimo video.